benvenuti in un nuovo video, in un nuovo capitolo del CB furioso. Beh, che dire? È giunto il momento, no? Quindi tanta fatica, esatto. tanti sacrifici, tante build, tanti cantieri aperti e è il momento di Mamma mia. Eh sì, è ora di vedere se avevano ragione i vecchietti fuori dal cantiere a sgridarci oppure se invece avevamo ragione noi. Esatto, eh, il sì, pilone sì. regge, il pilone regge. Esatto, esatto, però prima di gettarci a capofitto nel fight è bene fare un po' di riepilogo. Quindi vediamo un attimo i campioni che abbiamo scelto, perché sono qui, che cosa fanno e come lo fanno. Poi andremo a vedere un po' di informazioni di intelligenza artificiale perché uno dei tanti pregi di questo team è che eh, si può far partire in automatico direttamente dal tasto inizia se eh, si sistemano due cosettine proprio molto molto precise di intelligenza artificiale e, e poi saranno botte da orbi. Quindi iniziamo. Sì, quindi per quanto riguarda le velocità, eh, l'unica... Particolarità, diciamo, mettiamola così, bisogna fare attenzione a mh, ricordarsi che Warcaster e Roshcard eh, gireranno in 4-3, perché necessitano comunque di recuperare i tempi di ricarica delle loro skill che rendono inammazzabile eh, l'intero team. Ricordiamo che sono proprio loro il cardine che permette questo tipo di meccanica, grazie al blocco danno. Ok, di conseguenza, um, piccola accortezza su questo, su questo fattore: fare attenzione alla velocità ed essere abbastanza rigorosi, ragazzi. Avete, avremo comunque dei range entro i quali poter stare, ma eh, cercare di stare entro quei range e fare attenzione sempre ai soliti numeretti dopo la virgola. Fortunatamente, le velocità base di questi due campioni ci permettono anche di utilizzare questo tipo di set senza andare troppo a compromettere, eh, insomma, il, il risultato finale. Le velocità quindi raggiunte per quanto riguarda Warcaster è 248, eh, siamo perfettamente in range. Eh, per quanto riguarda HP e difesa, non abbiamo vincoli come abbiamo visto, per esempio, in un Budget maniter dove sono essenziali per poter indirizzare il, il nostro il boss. Per quanto riguarda lo stun target, per precisione, nel caso di Warcaster non ci interessa, perché l'unico debuff utile che lui metterà sarà tramite il set che abbiamo utilizzato. Eh, per quanto riguarda invece l'Oshkard, la velocità che siamo riusciti ad ottenere, che è importante per rimanere in range, è di 240, è leggermente sotto rispetto a Warcaster. Ma questo gli permette, in ogni caso, di girare in 4-3 e quindi di innescare tranquillamente la sua rotazione e garantire la copertura dell'intero team, sempre. Anche qua HP nel suo caso sono importanti perché sono comunque una fonte di danno. Difesa, e comunque il rapporto tra HP e difesa, non è, non è importantissimo ai fini del, della build nonostante in team ricordiamo abbiamo portato con noi il cleanser per eccellenza ovvero la nostra buonissima grandissima sventura che è di origine filippina tra l'altro perché è una sì. delle più grandi più grandi insomma donne delle pulizie dell'universo quindi vedete esatto. che il suo range di velocità è già più basso. Siamo nell'ordine dei campioni che girano in 1 a 1, quindi per ogni turno del boss corrisponde un turno del nostro eh, campione. Di per sé lei è un campione molto molto semplice che ci portiamo dietro quasi solo, anzi solo per la sua eh, passiva che è in grado di rimuovere un debuff a caso da tutti i nostri alleati ogni volta che lei prende turno. Fortunatamente il boss non mette più di un debuff contemporaneamente. Quindi noi saremo in grado con lei di andare a rimuovere sia la riduzione della velocità quando si combatte contro un boss verde, ma anche lo stordimento che mette il boss in generale. Non avrà bisogno di precisione per fare questo, quindi una statistica di cui non dobbiamo curarci e possiamo permetterci di invece investire un po' nell'attacco, il tasso e il danno. Stiamo parlando di un campione di tipo assistenza, quindi non aspettatevi dei buchi clamorosi, però vedrete che grazie alle statistiche raggiunte... Riusciremo a portare a casa un buon danno anche da parte della nostra sventura. Ricordatevi che in questa build è molto importante anche la sua A2. Quindi, non solo la prima skill che può fare un po' di danni, ma anche la 2 che aumenta l'attacco a tutto il team. Questo permetterà a tutti gli altri interpreti, visto che tutti fanno danni basati sull'attacco, di portare a casa risultati sicuramente più interessanti. E questo era l'ultimo ruolo funzionale del team, ovvero obbligato perché ci serve a svolgere un determinato compito. Gli altri due erano due DPS, per così dire, libera scelta. Iniziamo da quello. Un po' più, ma non voglio dire interessante. Perché anche Gintore in realtà ha il suo grande grandissimo perché. Eh? Stiamo parlando di Farkin in grasso. Eh, un campione. Anche lui è di tipo attacco, fa danni basati sull'attacco. La, sì, la sua velocità è leggermente inferiore rispetto a quella di eh, sventura. Perché lei dovrà essere la prima a partire all'inizio di ogni turno per andare a pulire appunto tutti i debuff. Nonostante sia comunque un campione il cui scopo è far attaccare gli altri per aumentare ancora di più i danni grazie alla sua A3 lui stesso è in grado di fare molti molti danni proprio per questo ancora una volta oltre alla precisione che sarà necessaria per mettere veleni per mettere brucia HP e riduce difesa eh, avremo anche attacco, tasso e danno per fare ancora più danni lui stesso quindi non sarà un interprete così messo lì per far fare più danno agli altri ma lui stesso un damage dealer e infine abbiamo il maestro. Colui che ci dà l'aura più 20%, anzi, più 29% di attacco extra in tutte le battaglie, quindi, compreso il clan boss. Stiamo parlando dell'Oni più simpatico e sorridente dell'universo Gintoro quindi fantastico fantastico DPS proprio con la D maiuscola ma anche la S e la P un campione di tipo attacco a tutto tondo innanzitutto ci porterà i due debuff essenziali per permettere a tutto il team di smanare di cattiveria il nostro carissimo muso del clan boss eh, con la sua velocità di 175 andrà, andrà quindi a chiudere la rotazione di attacchi eh, durante i vari turni. Assolutamente il tasso deve essere al 100%. Come vedete, l'attacco l'abbiamo spinto veramente oltre a certi ai, a limiti umanamente immaginabili. No, C'è chi, chi, chi li fa ancora più grossi? Sinceramente, oh sì, è una build normale, questa, via, eh, in, realtà, in realtà, però, comunque i suoi bei 5.000 di attacco gli permetteranno di eh, gettare in pasto nei moltiplicatori veramente dei numeri. Eh, Molto molto soddisfacenti, danno assolutamente tutto quello che si riesce a dare, importantissimo. E per quanto riguarda la precisione, anche qui mi raccomando, abbastanza altini perché abbiamo il riduci difesa e l'indebolimento che lui deve assolutamente portare. E eh, unito insomma alle maestrie, possiamo cercare di mantenerlo attivo quasi perennemente. Anche perché è l'unico interprete, a parte Farkin, che ci porta anche lui un riduci difesa, ma l'indebolimento l'unico è lui che lo porta. Il campione essenziale, fantastico per quanto riguarda i danni, proprio grazie alla sua A3. Ricordiamo che è in grado ogni quarta attivazione della skill di. Ripetere l'attacco per 5 volte, quindi innescare dei danni veramente abominevoli. abominevoli non c'è altro termine È chiaro che se volete raggiungere traguardi importanti, non è sufficiente fornire le statistiche importanti ai campioni certo è la componente fondamentale ma si può fare qualcosa di più in questo caso il gioco ci viene incontro con i set ci sono molti set che dal drago che dal golem che da anche il cavaliere pirico che ci permettono di migliorare le performance aggiungendo debuff o migliorando i danni dei nostri campioni in determinate circostanze e quindi noi abbiamo deciso di impiegare questi set appunto all'interno del team tranne il buon amico ehm um, che possiede soltanto un set crudele, quindi andrà a ignorare un po'. La già esigua difesa del boss facendo un po' di danni in più, ma non possiamo aspettarci grandi, grandi numeri da lui. Tutti gli altri, invece, sono dotati di un set che andrà a migliorare le loro performance. Nella fattispecie, il amico Warcaster è in set veleno: è un set che ci dà un 75% di probabilità di andare a posizionare un veleno piccolo, quello del 2,5%. Fa un danno esiguo, è vero, ma nella durata di 50 turni, nella speranza di accumulare quanti più veleni possibili. Ah, vedete, vedrete che alla fine incide e soprattutto, sventura invece, è un campione che non è intercambiabile, deve stare lì. Deve stare lì soprattutto contro il boss verde, un boss contro il quale farà un sacco di colpi deboli. Di conseguenza, è necessario un set diverso. Per lei abbiamo scelto un set rappresaglia, c'è un 35%, mi pare di probabilità di sì. contrattaccare. Ogni qualvolta il campione venga colpito, e eh, la maggior parte dei colpi del boss sono ad aria, di conseguenza, verrà eh, coinvolta molto molto spesso. Lei non lo so per quale motivo ci tiene e contrattacca tutte le volte. <ride> non soltanto, sì, sì. Sì, per lei è 100%, non è 35. Mentre gli altri due campioni sono stati realizzati in un set che rilascia il golem. Vale a dire il set riflesso. Il set riflesso. Ci fa eh, ridurre i tempi di ricarica di una skill a caso con un 40% di probabilità. All'inizio di ogni turno, e ne consegue che potranno utilizzare molto più spesso le loro skill più potenti, vale a dire l'ali attack ed eventualmente il veleno per, per Farakin, Mentre l'A3 in particolare di Gintoro, andando di conseguenza anche ad attivare molto più spesso la parte secondaria di quella skill, cioè l'attacco multiplo, la mitragliatrice di 5 colpi. Mamma mia, Tutto questo è molto, molto sinergico. Eh, ma diventa molto sinergico se noi entriamo. Ad impostare molto molto bene il nostro team. Allora vediamo adesso innanzitutto i criteri di intelligenza artificiale per far sì che il team funzioni, poi andremo a vedere quelli per permetterci di farlo funzionare meglio. Eh, stiamo parlando appunto di un team che gira con due campioni in 4 terzi e tre in 1-1. Significa che è molto molto semplice per tutto il team entrare in sync perché non ci sono skill che devono incastrarsi, non ci sono riduzioni dei tempi di ricarica con campioni come PK e così via. Eh, pertanto questo team funziona in automatico fin dal turno 1, ma bisogna eh, far sì che eh, Guerra Fondaio possa utilizzare la sua A3 immediatamente fin dal turno 0 del boss. Mentre Rogard deve utilizzare la sua A3 soltanto nel turno successivo, vale a dire eh, il turno 1 del boss, quindi noi abbiamo messo come apripista la A2 di Rogard, mentre non abbiamo toccato Guerra Fondaio per la sua A3. A Guerra Fondai abbiamo bloccato la sua A2 perché è un attacco ad aria che fa, eh, tra l'altro, aggiunge anche un debuff che noi non vogliamo, sì. e ha di conseguenza, essendo un attacco ad aria, moltiplicatori più bassi rispetto alla 1. Pertanto, è irrilevante che lui possa utilizzare la sua A2 per noi, tanto vale bloccarla. Con questa strutturazione, invece, nel momento in cui noi clicchiamo. Start: il team può andare tranquillamente in automatico ed è quello che poi vedrete in azione. Per Farkin non c'è molto da dire se non che conviene farlo partire con la sua A2. Lui eh, utilizzerebbe tendenzialmente la sua A3, ma essendo più veloce di Gintoro. Vado ad utilizzarla quando non è ancora presente il riduci difesa e indebolimento sul boss, e quindi è uno spreco di danni. È chiaro che stiamo parlando soltanto del turno 1, poi le cose cambieranno nel corso della partita. Ma volendo fare le cose fatte bene, questa è una buona idea su come partire. A Sventura, naturalmente, non abbiamo nulla da dire, visto che ha soltanto due skill che andrà a utilizzare tutte le volte che può. Mentre Gintoro uh, ha questa configurazione che mi è stata consigliata, l'ho testata ed effettivamente fa qualche dannino in più perché perché eh, Gintoro tende ad utilizzare la sua A3 solo quando non è più presente nella riduzione della difesa né l'indebolimento sul boss, altrimenti aspetta e a noi non va bene perché più volte lui utilizza quella skill e più eh, avrà la possibilità di utilizzare eh, la versione insomma definitiva la versione ultimate <ride> della quindi noi andiamo a dargli l'obbligo di utilizzare la sua A3 tutte le volte che può e naturalmente poi andrà a utilizzare la 2 e, e basta questo è quanto non partiamo però in automatico perché ci sono alcune cose che dovete capire in termini di di tornazione. di tornazione, soprattutto di cose che devono accadere Nell'ordine corretto, eh, vi serve anche per capire se il lavoro che avete fatto va bene oppure se c'è qualcosa che non torna. Lo capite fin nei turni iniziali. Quindi allora abbiamo detto: nel turno 1, nel turno 0, scusate, vedete, conto turni 0 del boss, Worcaster andrà a utilizzare la sua A3 quindi c'è il blocca danno su tutti invece in questo caso andremo ad aspettare con Roshkar che utilizzerà un'altra skill va bene una qualsiasi con la prima o la 2 non, non cambia niente l'importante è che non usi la terza questo è l'unico turno in cui subiremo dei danni da questo turno in poi il team non prenderà più danni fino al cinquantesimo qua potete tranquillamente alzare l'attacco a tutti quanti va benissimo non c'è problema qui abbiamo detto la 2 del nostro buon amico Farakin e poi possiamo andare a utilizzare la 3 eh, di Gintoro. Adesso. Wow, i danni ci sono, comunque, eh, dire intanto. Sì, 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 adesso voi potete cliccare tranquillamente in automatico e il team andrà avanti da solo. Siamo alla A2 appena fatta, quindi nel prossimo turno sarà quello dello Stan. Adesso vedete che tutti si fiondano contro il boss, benissimo. Wow. Eccoci qua. Boh, vedete che adesso il boss ha attaccato Gintoro. Perché vi ricordate tutto quello che vi avevamo spiegato nel budget manager su come il boss sceglie il target? Mettetelo da parte, perché è valido solo in quel contesto. Quando esatto. tutti i nostri campioni sono full vita, le uniche due cose che contano sono l'affinità e la presenza di buff che rendono il team inammazzabile. Ora, la seconda parte è irrilevante perché sono tutti inammazzabili, quindi il boss non, ha, non può discriminare grazie a questo uh, buff ed è il motivo per cui un budget unkillable con Roshkard non ha senso perché il boss non colpirà mai lo Slowboy, andrà a colpire qualsiasi altro, ignorando espressamente lo Slowboy perché ha il buff inammazzabile addosso. Ok. Quindi, se qualcuno si chiede come mai non esiste attualmente un team con Roshkard e, e lo Slowboy, il motivo è proprio questo: andrà poi in ordine, quindi in base all'ordine in cui noi abbiamo messo i nostri campioni. Il boss è viola, le affinità sono tutte neutre per lui, di conseguenza, andrà a colpire Gintoro perché è il leader, e questo accadrà per tutta la durata della partita. Nel caso in cui il boss fosse in affinità, per esempio se fosse rosso, andrebbe a colpire ancora Gintoro perché è il leader. Nel caso in cui il boss fosse blu, per esempio, andrebbe a colpire Farkin. Nel caso in cui fosse verde, andrebbe a colpire la nostra sventura. La cosa importantissima, chiave, perché questo team funzioni è che il boss non colpisca mai il nostro amico Guerrafondaio. Ed è proprio per questo che noi l'abbiamo messo in posizione 5, vale a dire l'ultima che il boss può prendere in considerazione per valutare a chi dare il cazzottone. Se noi andassimo a mettere il nostro amico Warcaster per primo. Sarebbe un po' un problema. È chiaro che la sua aura non ci serve, quindi non la utilizzeremo. Però potrebbe essere facilmente targetato dal boss e noi questo non lo vogliamo. Il motivo per cui non lo vogliamo è dinanzi a voi. Vedete che il boss ha colpito Gintoro che è eh, stordito, ma non ha preso turno Sventura, ha preso turno Guerra Fondaio. Ne consegue che solo al turno successivo Sventura potrà andare a pulire tutti gli altri. Se il boss avesse colpito Warcaster. Avrebbe eh, stordito lui e di conseguenza avrebbe perso il turno, ma anche i tempi di ricarica sulla sua 3 andando a scombinare completamente eh, tutto il team e tutto il lavoro svolto finora. Eh, in realtà, già da prima, ma da adesso in poi, la battaglia è full automatico. Noi lasciamo i nostri campioni liberi di menarsi. E ci godiamo insomma. Soprattutto la cosa più divertente in assoluto sarà il momento in cui Gintoro decide che deve fare la sua 3x5 volte. Davvero una mitragliatrice super divertente. Se tutti i buff si incastrano nella maniera corretta, eh, questo è un po' il punto dolente, se vogliamo, dell'utilizzare il set riflesso sui nostri campioni, che va benissimo. È rottissimo, è super, super buono. L'unico difetto che ha è che eh, dal momento che i nostri campioni più potenti utilizzeranno le loro, eh, le loro destrezze non secondo uno schema preciso ma secondo uno schema casuale potrebbero non disporre di tutti i buff che rendono queste skill potentissime nel momento corretto però il fatto che le utilizzino più spesso le rende, comu rende comunque quel set molto più potente rispetto a un campione ecco. senza niente eh. eh, ha, fatto un milione, ha fatto un milione da solo <ride> Sì, sì, eh, è omicidio. È allucinante. Sì, sì è, una roba assurda, è una roba assurda. È anche molto, molto divertente da vedere. Ecco, vedete che il boss insiste nel colpire Gintoro. Questa è l'unica eh, dinamica. Ecco, se vogliamo, ed è anche il bene di Warcaster che sia viola, essendo sempre di affinità neutra, ma soprattutto l'unico all'interno del team. A meno che voi non utilizzate due DPS Void, ma la poi sta a voi valutare. Insomma, già lo stesso ehm, dello stesso Roshkard che può tranquillamente, quantomeno contro Ultra, contro. L'incubo, ne parleremo a suo tempo. Può tranquillamente prendersi lo stun perché tanto Sventura lo colpirà. Sventura è immune eh, allo stordimento, grazie alla sua stessa passiva perché la passiva si attiva prima che lei prenda turno ma in realtà è rilevante perché anche se dovesse perdere turno pazienza insomma non succede niente al massimo perde un attacco ma questo comunque non succede vorrei fare una piccola uh, analisi con te poi andremo anche a confrontare con i risultati finali con il danno finale insomma a proposito della bontà di un team del genere rispetto ad un batiter rispetto insomma, ad altri team in inammazzabili considerati più performanti, ok? Perché noi ovviamente prima di farvi vedere questo video abbiamo testato il team, abbiamo testato i campioni, abbiamo fatto tutti i test del caso nel compito di portarvi una cosa funzionante, perfettamente funzionante e finita. Eh, ma ci siamo anche accorti nei tanti test fatti dei limiti del team. Molto bello, è molto prestante, è molto semplice però è anche limitato ed è importante insomma capire questa cosa qui perché magari uno vede interpreti leggendari di altissimo livello vestiti super bene e potrebbe restare un po' deluso colpito in maniera negativa non lo so dal, eh, dal risultato finale per quanto vedrete che sarà un risultato finale eccellente eh? non stiamo parlando di una frittata mm. no no decisamente decisamente di sicuro la versatilità eh, di questo team è in ogni caso limitata dal, dalle affinità, come dicevamo, cioè per quanto riguarda la scelta del il target dello stun che mh, dobbiamo evitare che sia eh, assolutamente Warcaster, fortunatamente in void, essendo Void e sfruttando come dicevi prima la posizione possiamo cercare di evitare che venga bersagliato, però ehm, anche i nostri DPS sappiamo che peccano di colpi deboli nel momento in cui eh, l'affinità è contraria, quindi... Eh, interpreti, un interprete come Gintoro sappiamo già che da lui eh, possiamo aspettarci fino a lì e quindi prima o poi dovremo comunque girarlo e questo sicuramente andrà a variare i danni finali espressi perché è l'unico in grado di fare di innescare una meccanica come la sua di moltiplicare il numero di attacchi così. Wow, eccolo lì. Anche per quanto riguarda Farakin, quindi il nostro secondo DPS, e Ally Attack, quindi un campione che porta ulteriori danni aggiuntivi mh, corali, anche lui ha questa pecca, ecco, quindi contro un boss eh, blu eh, molto difficilmente riuscirà a eh, esprimere tutto il bene di questo campione. E già questo è un... Un grande, un grande, un grande handicap, ecco, mettiamola così. In più per quanto noi possiamo spingere, perché tutto sommato, comunque le build che siamo riusciti a ottenere in chiusura sono veramente buone, sono veramente di, di, insomma, di alto livello. Però, già da adesso possiamo notare come siamo a pari passo con uh, i danni rispetto al turno: non uh, in un, uh, un team che deve puntare magari a uno step successivo per quanto riguarda Ultra, ovvero. Andare a chiudere con un One key siamo comunque già da adesso si nota che siamo lontani dall'obiettivo. Se abbiamo la fortuna di attaccare sempre in Void il boss, sicuramente è un team che ci darà grandissime soddisfazioni. Eh, può comunque, come dicevamo, con determinata accortezza girare anche in incubo, quindi abbiamo comunque risolto due grossi problemi. Per quanto riguarda l'incubo, eh, sicuramente anche lì dovremo cercare di attaccare in Void, e questa è un'altra limitazione veramente grossa mentre magari un, un uh, batiter eh, sappiamo che determinati interpreti sono quelli possiamo lavorare su quegli interpreti per cercare di tirare fuori il meglio ma per la maggior parte sono eh, void quindi siamo abbastanza tranquilli cambiando il dps andremo a limare quello che manca e ad adattare la nostra strategia ecco mettiamola così eh, qua si tratta di cambiare insomma, almeno due interpreti, di averli intercambiabili e non è comunque cosa da poco, perché sì, potremmo sostituire Farking con Krila per quanto riguarda la, il mantenimento della tattica della lay attack, che verrebbe innescata anche più spesso, ma non avremo i suoi debuff, che vedremo a fine fight quanto danno porta di più. Per quanto riguarda Gintoro, come dicevamo, lui è l'unico che può esprimere in un turno di attacco un danno da un milione così. Eh, ci sono interpreti che lo fanno, cioè, possiamo anche portarci per dire un Turvold, per amor di Dio. Ma dovremmo fare attenzione che l'altro DPS porti riduci difesa, perché Turvold non lo fa, per esempio. Quindi ci sono tutta una serie di meccaniche. Comunque anche qui abbiamo tre elementi che sono fissi, sono quelli eh, con i quali dobbiamo convivere. Gli altri due DPS dobbiamo fare molta attenzione a chi scegliamo. Ecco. Tanti si prestano a, ad essere dei concorrenti ideali ma dobbiamo fare attenzione a incastrarli bene. Ecco, questa è la cosa più importante. Un altro limite che ho notato io è proprio la distribuzione in 1 a 1 di fatto degli interpreti, perché eh, dal punto di vista dei danni tutti i campioni qui presenti sono in 1 a 1, perché anche i campioni che girano in 4 a 3, nel secondo turno che ottengono, gli serve per mettere inammazzabile e non fanno danni in quel turno di conseguenza abbiamo 50 turni che diventano 50 volte eh, attacchi per 5, <ride> fondamentalmente, ok? Che possono sembrare tantissimi, ma è anche ciò che eh, rende un team come il Batiter, per esempio, molto più performante, perché lì tutto il team gira in 2 a 1 e capite anche con un semplice conto matematico che per forza di, per forza di cose sono una quantità abnorme di attacchi in più che si abbattono contro il boss e anche se magari gli interpreti possono essere meno eh, importanti, meno ve magari vestiti peggio, insomma, però il risultato sarà da qui in su. Ok? Eh sì. Eh sì. anche questo secondo me deve essere tenuto in considerazione quando si decide eh, di costruire un team. È chiaro che L'abbiamo già detto anche all'inizio di questa serie: la, mh, il criterio, insomma, la decisione viene presa anche tanto in base a quello che si ha. Perché se io non ho Mangiauomini, ma ho uh, Roshkard, magari mi è uscito dalle schegge, ho Guerra Fondaio, perché non fare un team? Se è quello che ho a disposizione, va benissimo, però è anche doveroso rendersi conto che quelli sono i limiti del team. E Se voglio fare meglio di così quindi voglio avvicinarmi ancora di più ad una chiave, per esempio, o voglio aiutare i clan in maniera più performante. Non lo so, insomma, sapete voi quali sono i vostri, le vostre necessità, allora dovete anche scegliere il team di conseguenza. Sì. Se però avete questi campioni avete la possibilità di fare eh, build simili alle nostre, sapete che se arriva al turno 50 con 55, 56, a volte 58 milioni in base a come si incastrano le varie destrezze. Comunque 55 milioni, ecco, 54,97. <ride> ok? È comunque un danno dignitoso. Ora io alzo il buon Urkon per far sì che voi eh. possiate vedere anche tutti i danni. Abbiamo Gintoro, MVP assoluto, ma era inevitabile, insomma, è il vero e proprio DPS di questo team con 18 milioni rotti di danno. Segue farakin con 11 milioni, che ovviamente eh, contribuisce molto anche con veleni e brucia HP. Sono soltanto 3 tra Brucio Capil Veleni, per carità, però è pur sempre tanto, e poi Guerra Fondaio e Sventura. Si noti che Sventura ha fatto più danni rispetto a Roscar. quindi un campione di tipo HP le ha prese da un campione di tipo assistenza. Per carità, è inevitabile, però eh, se avete visto le statistiche, non sono poi molto lontane quelle di Sventura da quelle di Roscard, semplicemente Sventura ha moltiplicatori migliori, fine, <ride> molto 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 esatto. Senso. in più eh, la presaglia si è fatto, in più sentire, la presaglia ecco. se avete visto, se avete fatto caso, in caso tornate indietro e riguardate, si è attivato, non dico ad ogni turno ma quasi Qua... quasi sempre, dimostrando che la nostra Sventura ha veramente molta voglia di andare all'attacco, Guerra Fondaio poi ha compensato i suoi moltiplicatori un po' me. Con un set veleno che sicuramente può fare il suo. E ha fatto il suo. 54 milioni. Siamo veramente lontani dall'obiettivo Wanki. Perché ci mancano 15 Ascente. milioni per raggiungerlo. Si può fare, si può raggiungere. Sì, forse. Si possono cambiare alcuni interpreti. Magari si potrebbe provare a sostituire Gintoro con una martiria per esempio in modo da avere il uh, contrattacco sempre presente si potrebbe sostituire Farakin con un uh, Turvold come abbiamo già detto quindi avere sempre presente il contrattacco in più, avere sia la presenza di eh, riduci difesa grazie a Martiri alla sua 1 e anche l'indebolimento che mette Turbol per esempio, ma sto parlando, sono tutte cose da testare. Questo tra l'altro è il team di Meste, solo che lui lo fa con i due mangi uomini. Ciao Meste, ti ringrazio per, il suo, per i tuoi 3000 spunti che mi dai ogni volta, grazie. Quindi eccoci. Allora, considerazioni finali, vale la pena di investire in questo team? Eh, sì, fino a un certo punto. Come dicevamo prima, se le alternative a questo sono comunque dei team convenzionali dove ehm, facciamo già difficoltà a portarci a casa le due chiavi, questo sicuramente ci risolve eh, parte del problema. Se il nostro obiettivo è eh, lavorare bene impegnandosi su un team e risolvere il problema Clan Boss, sappiamo che il limite è intorno a questa cifra. Non riusciremo, molto difficilmente, riusciremo a sbangare tanti, tanti più danni. Esatto. Comunque, in ogni caso, siamo con un buon danno prodotto su due chiavi. Supereranno abbondantemente i 100 milioni anche in affinità. L'ho provato tranquillamente in affinità verde. Nessun problema, raga. Si arriva tranquillamente sopra i 50 milioni. Nonostante, oh, per ovvi motivi, sventura, produrrà un danno un po' inferiore, ma siamo lì. E questo di sicuro è un grande aiuto per i clan perché un decimo del clan boss ve lo siete fatto voi, i restanti nove decimi se ne farà il resto del clan. Penso che <ride> sia comunque un buon si risultato. Si eh sì, eh sì. E, e funziona anche sebbene con qualche piccola accortezza contro, contro Incubo, ma di questo ne parleremo più avanti. Eh, contro Brutale, sebbene i suoi creatori abbiano dichiarato che funziona, io. Ho provato e il team non ha fatto una gran bella fine. Quindi magari sono io che sbaglio qualcosa, non lo so. Sì, vedrò. Cercherò di capirci sopra qualcosa di più. Però comunque brutale, raga, si fa. Si fa, non ha grandissime pretese. Sì, no, esatto. In un clan che chiude tre boss al giorno vuol dire che vi bastano quei 20 milioni scarsi per portare a casa la doppia cassa. Quindi no, esatto. non preoccupatevi per questo. Bene, io direi che abbiamo detto veramente tutto, anzi no, un'ultima cosa permettetemi di dirla, eh, tutte le informazioni contenute in questo e anche nei video precedenti verranno riassunte in un articolo che poi troverete eh, sul, sul nostro sito, sito. rideshadowlegends.it, trovate comunque il link qua sotto in descrizione dell'articolo dedicato eh, che conterrà... Tutte le delucidazioni, statistiche, tutto quello che vi serve, insomma, per portare a casa questo risultato con successo. Adesso, sì, ho detto veramente tutto? E, decisamente eh, sì, quindi eh, vi invitiamo come al solito a lasciare i vostri commenti qua sotto con il vostro parere lanciamo anche a voi quindi il quesito quanto vale la pena investire su questa tipologia di team piuttosto che un team normale chiamiamolo così con mangia uomini nelle sue varie fogge o un team normale proprio quindi vecchia scuola lasciate un mi piace se avete gradito accendete la campanella e iscrivetevi al canale perché ma perché dovrebbero accendere questa campanella ma perché dovremmo rompere le scatole tutte le volte con questa campanella ma fate come vi pare: non volete accendere la campanella? Non accendete. Volete accendere la campanella? Ma se non lo sono, me lo sono chiesto anche io. In effetti, diverse volte. Vabbè, se lo fate, buon per voi. E infine, come diciamo sempre, siate furiosi, ma rimanete pratici. <ride>